per arrivare a Milano. Lui arriva soltanto un anno prima dell'Unità d'Italia, quando il sindaco di allora, Beretta, pensa di rinnovare la Piazza del Duomo in onore al re Vittorio Emanuele II. E Beretta incarica per i lavori l'architetto Mengoni. E Mengoni è un civato leggero, ha fatto i quartieri storici, ridisegna la Piazza del Duomo e con 5 anni di lavori inaugura la galleria. Ora, quella è la fortuna assoluta di Gaspare Cantani. Perde il piccolissimo caffè, addirittura averne uno in galleria, e meglio di così non li poteva andare. Si inaugura la galleria a settembre 1867. Gaspare Cantani prende posto in galleria. Dove? Sapete dove? Tutti pensano al caffè Campanino, è vero? Non è il caffè Campanino, è quello che c'è poi in Piazza del Duomo oggi. Poi il Campanino è messo all'ingresso della galleria, guardando la Piazza del Duomo, alla sinistra. Prende posto di fronte quello che oggi è l'autogrill, il Motta di un po' di anni fa. Quale cosa? Quello appunto è il primo grosso caffè Campanino. Anche allora, come oggi, un grosso caffè, su 2 piani. Al piano terra il caffè, primo piano il ristorante. Dove oggi c'è la terrazza Aperol, ai tempi c'era invece l'appartamento dove viveva la famiglia. In quell'appartamento, 2 mesi dopo l'apertura della galleria, nasce Davide Campani, il primo cittadino milanese a nascere in galleria. Ci accorgiamo del binomio Milano-Campani, un'azienda assolutamente milanese.